Assessore, nei giorni scorsi è stata riaperta la balneazione anche nei nostri tratti di spiaggia. Qual è dunque la situazione nella nostra città? Ci avviciniamo al fine settimana e possiamo dire che dal giorno 21 di giugno è uscita l'ordinanza firmata dal sindaco Massimo Seri che riapre la balneazione a tutto il litorale costiero del comune di Fano. È arrivata una lettera di ARPAM il giorno 20 giugno in cui si dà comunicazione che le analisi pervenute il 15 giugno preliminarmente per le analisi microbiologiche eseguite sui campioni di acque di balneazione prelevati dal servizio territoriale di Pesaro in data 19 giugno 2023 stabiliscono che le spiagge che erano state temporaneamente chiuse alla balneazione adesso possono essere riaperte perché dette analisi sono risultate positive per la balneazione. Quindi diamo questa notizia a tutti i nostri cittadini residenti e per chi ci ascolta anche ai turisti che possono venire e godere delle nostre spiagge. Faremo un incontro i primi di luglio assieme aperto ai cittadini, aperto alle associazioni di categoria per far conoscere meglio dove trovare tutte queste informazioni. Da anni sul sito del Comune di Fano è possibile trovare le informazioni relative alla balneazione che vengono aggiornate in base al continuo prelievo di analisi delle acque, quindi potete stare sereni e tranquilli perché noi come Comune di Fano analizziamo continuamente con l'aiuto di ARPAM le acque del nostro litorale. Solitamente a seguito di un grosso evento meteorologico alcuni di tratti di costa che afferiscono ai principali corsi d'acqua come Arzilla e Metauro vengono preclusi alla balneazione e quando entra in funzione lo scolmatore di Gimarra per prassi e sicurezza viene preclusa anche un tratto relativo a Gimarra, ma vengono subito eseguite le analisi e come in questo caso tempo pochissimi giorni vengono riaperte. Le analisi servono proprio a tutela della salute dei cittadini. Quindi potrete trovare tutte le informazioni sul sito del Comune di Fano e vi avviseremo per i primi di luglio quando ci sarà questo incontro pubblico per farvi capire meglio dove trovare le informazioni e come.